18 scheletri giganti nel Wisconsin. Tra i tanti misteri che ancora aleggiano intorno all'origine del genere umano, sicuramente va annoverato il ritrovamento di scheletri giganti. Uno dei più significativi riguarda i 18 scheletri del Wisconsin. Era il maggio del 1912, quando un team di archeologi del Beloit College rinvenne durante uno scavo presso il lago Delavan nel Wisconsin oltre 200 tumuli con effigie che attribuirono alla cultura Woodland, ovvero una cultura preistorica americana che si crede risalga al primo millennio a.C. Non fu però tale ritrovamento a stupire i ricercatori, quanto la scoperta di 18 scheletri con fattezze umane dalle dimensioni enormi e con i crani allungati, che rivoluzionarono completamente quanto studiato dai libri di testo in merito all'evoluzione dell'uomo. La notizia immediatamente venne riportata dal New York Times. La scoperta di alcuni scheletri umani durante lo scavo di una collina presso il lago Delavan indica che una razza finora sconosciuta di uomini una volta abitava il Wisconsin meridionale. Le teste, presumibilmente di uomini di sesso maschile, sono molto più grandi di quelle degli americani di oggi. Il cranio sembra tendere all'indietro immediatamente sopra le orbite degli occhi e le ossa nasali sporgono molto al di sopra degli zigomi. Le mascelle risultano essere lunghe e appuntite. Immediatamente furono avanzate molte teorie che parlavano di giganti vissuti sul nostro pianeta, oppure di una specie proveniente da altri mondi. Ma la domanda ricorrente era: perché queste scoperte non fossero state riportate negli archivi ufficiali e dunque mancavano nei libri di storia? Quello nel Wisconsin non fu un caso isolato, ce ne furono tanti altri, segnalati dai giornali e stranamente finiti nel dimenticatoio. La prima notizia che si ha in merito a strani ritrovamenti risale addirittura al 1856, riportata in un articolo datato 21 novembre dello stesso New York Times. Un paio di giorni fa, alcuni operai hanno scoperto nel sottosuolo della vigna dello sceriffo Wiccan a East Wheeling, Ohio, uno scheletro umano. Alquanto rovinato, è stato difficile identificarlo dalla posizione delle ossa, che sembrano non avere la lunghezza del normale corpo umano nella sua posizione originale. Ciò che ha impressionato lo sceriffo e i lavoratori sono state le dimensioni dello scheletro, pari a circa 11 feet. 3 metri e 30. La sua mascella e i denti sono grandi quasi quanto quelle di un cavallo. Nel 1868, il 25 dicembre, è sempre il New York Times a dare un'altra notizia di giganti ritrovati da alcuni operai della compagnia Sunk Rapid Water Power, impegnati nella costruzione di una diga per la creazione di energia idroelettrica. Gli uomini rinvennero i resti di uno scheletro umano di dimensioni gigantesche. La tomba era lunga circa 6 metri, larga 1 metro e 20 e profonda quasi 1 metro. I resti del gigantesco uomo sono completamente pietrificati. La testa enorme misura una circonferenza di 78 centimetri, ma con una fronte molto bassa e molto inclinata all'indietro. La statura complessiva del misterioso individuo è pari a circa 3 metri e 40 centimetri. L'8 settembre del 1871 il New York Times riporta la notizia di altri scheletri giganteschi rinvenuti durante dei lavori di scavo a Petersburg in Virginia. Gli operai impegnati nei lavori della ferrovia si sono imbattuti in una sepoltura contenente gli scheletri di quelli che si pensano essere nativi americani di un'epoca remota e di una perduta e dimenticata razza umana. I corpi esaminati presentano una formazione molto strana e impressionante. Il femore è molto più lungo di quello degli individui umani normali, tanto da far ipotizzare una statura di quasi 3 metri. Il 10 agosto 1880 il New York Times ribatte un articolo dell'Harrisburg Telegraph, nel quale si riporta lo stralcio di un verbale redatto il 24 maggio 1798 dal giudice Atlee a seguito di una strana scoperta. In compagnia del procuratore capo McCain, del giudice Bryan, del signor Bard e altri rispettabili signori, ci siamo recati nella proprietà del signor Nees, dove ci è stato mostrato un luogo nei pressi della sua abitazione, dove diversi anni fa furono rinvenuti due scheletri umani. Gli scheletri misurano circa 3,30 m. Il 25 maggio 1882, presso il St. Paul, nel Minnesota, c'è un nuovo ritrovamento riportato dal New York Times.
uno scheletro di dimensioni eroiche e dalla singolare forma è stato scoperto durante i lavori di scavo di una collina presso la Red River Valley. Lo scheletro in questione era in perfetto stato di conservazione. L'uomo è stato identificato come gigante. Un'investigazione dello scavo e del suo contenuto è stato avviato dalla Historical Society. Il 20 dicembre 1897 il New York Times riporta la prima scoperta dei giganti avvenuta nel Wisconsin, nei pressi di Maple Creek. Vennero scoperte tre colline funerarie, una delle quali fu aperta rivelando lo scheletro di un uomo gigantesco. L'uomo era alto circa 3 metri e in uno stato di conservazione perfetta. L'11 febbraio 1902 venne riportata la notizia di una spedizione archeologica presso un sito del New Mexico, dove furono trovati alcuni scheletri umani giganteschi. Dopo la scoperta di resti di una razza di giganti a Guadalupe, New Mexico, gli archeologi si preparano per una spedizione nella regione. Luciana Quintana, la proprietaria del ranch nel quale sono collocate le antiche ossa, scoprì due pietre con delle curiose iscrizioni. Scavando al di sotto di esse furono scoperte le ossa di scheletri appartenenti ad individui alti non meno di 3,60 m. Quintana, la quale ha scoperto molti altri siti simili, crede che gli scheletri sepolti di una perduta razza di giganti siano migliaia. La supposizione si basa su una tradizione cominciata con le prime invasioni spagnole, secondo la quale un'antica razza di giganti un tempo remoto abitava la regione, oggi nota come New Mexico orientale. La leggenda degli indiani d'America raccontano la stessa tradizione. Numerosi giornali, oltre al New York Times, si occuparono dei giganti. Ne sono un esempio il Sun nel 1893, New Age Magazine nel 1913, il Sant'Antonio Express nel 1940. James Vieira, un ricercatore indipendente, per quasi 20 anni ha cercato di fare luce su questi misteriosi ritrovamenti, scavando negli archivi del New York Times, dello Smithsonian Anthology Reports, dell'America Antiquarian e della Scientific American, scoprendo che buona parte di queste informazioni sono state tenute segrete. Vieira riuscì a rinvenire anche una foto negli archivi dello Smithsonian Anthology Reports, scattata durante una lezione del professore McGee, nella quale si vede uno scheletro gigante nella statura di circa 2,80 m, poi venduto alla Smithsonian Institution per la cifra di $500. Lo scheletro apparterebbe alla cosiddetta cultura dei Mounds Builders, letteralmente costruttori di tumuli, un'antica popolazione del Nord America vissuta circa 5.000 anni fa, in un periodo precedente alla storia dell'antico Egitto e di tutte le sue dinastie. Secondo alcuni, la Smithsonian Institution acquistò lo scheletro con il preciso intento di sottrarlo alla conoscenza dell'opinione pubblica, al fine di conservare valida la teoria dell'evoluzione di Darwin. Pare che gli scheletri giganti ritrovati non possano essere posti nella scala evolutiva dell'uomo perché rappresentano un'evoluzione, ma non molti ricercatori sono concordi, fermo restando l'ingiustificato atto di eliminare dei reperti che potrebbero far luce su vari interrogativi del passato dell'uomo. Dunque, la domanda è: perché nascondere questi scheletri invece di condividere informazioni e teorie? Secondo alcuni, la segretezza sarebbe legata all'appartenenza non umana degli scheletri. Per ora il mistero permane, non ci resta che approfondire con le tecniche più moderne per appurare la verità.